In questo periodo di piena emergenza coronavirus ci sono delle associazioni che hanno aumentato quello che è il loro lavoro e servizio quotidiano a favore soprattutto delle persone più fragili e più in difficoltà, come l'Auser di Cremona. Con la Presidente facciamo il punto della situazione, come sta andando la vostra attività? Allora, grazie di questa opportunità. Come lei diceva, Auser su tutto il territorio provinciale ha accelerato la propria attività. Noi abbiamo prima di tutto risposto ad una sollecitazione che è arrivata dal comune di Cremona e dal comune di Crema, e cioè quella di mettere a disposizione il nostro numero verde nazionale, che è 800 995 988. È un numero al quale tutti possono accedere su tutto il territorio nazionale. E noi appunto abbiamo due punti di ascolto, una Cremona e una Crema, sulle quali vengono dirottate le telefonate. Il comune quindi, attraverso i comuni di Cremona e di Crema, attraverso questo numero, quindi sono riuscite ad intercettare numerose famiglie che hanno questa necessità. Però a livello provinciale noi abbiamo altri 16 Auser attive per un totale di circa 120 volontari che stanno facendo essenzialmente questi tipi di servizio. Prima di tutto l'ascolto telefonico, attraverso cui si acquisiscono le necessità dei servizi, ma anche si ascoltano le persone, soprattutto gli anziani, che in questo periodo hanno molto bisogno di essere rassicurati e di sapere che c'è qualcuno che può intervenire in loro aiuto. L'altro servizio c'è appunto la consegna delle spese a domicilio e dei farmaci, ma anche adesso stanno iniziando le consegne in alcuni comuni delle bombole di ossigeno. Quindi sempre e costantemente in rapporto con i servizi sociali e con le amministrazioni comunali noi stiamo facendo questi servizi. Allora a livello provinciale, esclusa Cremona e Crema perché hanno dei numeri naturalmente consistenti, però con le 16 ALA riusciamo a raggiungere quasi settimanalmente quasi 400 persone con i pasti a casa e altrettanto sulle consegne dei farmaci. Cremona e Crema naturalmente hanno dei picchi più alti, perché a Cremona ormai siamo arrivati quasi a 1000 consegne in queste due, quasi 3 settimane di attività. Crema è numericamente diversa, però anche lì stiamo arrivando sulle 300-350 famiglie. Quindi sono aumentati comunque i numeri. Allora, Cremona è tendenzialmente stabile, sono circa 40 consegne giornaliere, mentre invece a Crema si sta raddoppiando, siamo passati dalle 7-8 consegne giornaliere alle 20-25. Poi i giorni naturalmente cambiano, all'inizio settimana sono più alti, a fine settimana diminuiscono leggermente. Tenga conto che i nostri numeri sono parziali, noi siamo una delle associazioni che è partita, sì per prima, ma ce ne sono tante altre per fortuna che stanno agendo sulle famiglie. Direi che complessivamente Cremona e provincia ha risposto molto molto bene in termini di volontariato nei confronti dei cittadini. È diventata un'attività significativa. Ovviamente adesso l'attività importante e vitale è quella sanitaria, ma non dimentichiamoci appunto anche dei volontari che stanno dando quel supporto alle famiglie senza le quali davvero sarebbe a volte impossibile poter affrontare la quotidianità. Desidero sottolineare una cosa. È un ringraziamento e vi ringrazio appunto anche voi di darci questa possibilità. I giovani, cioè noi abbiamo, allora, i volontari in genere, i giovani in particolare, noi abbiamo avuto un'adesione straordinaria, li vedrete anche qua all'opera, senza i giovani, gli studenti, le persone che sono a casa adesso dal lavoro e che si sono dette disponibili, senza di loro noi non avremmo potuto farlo. Tanti li abbiamo chiamati e tanti, forse per
per fortuna non riusciremo a chiamarli, però è veramente una gara la solidarietà, e il fatto che ci siano così tanti giovani per noi è una grandissima speranza. È anche un bel segnale proprio in questo periodo, sì, assolutamente, sì. Giusto sottolinearlo. Grazie. Grazie al presidente provinciale, dunque andiamo a conoscere la realtà cremonese. Con la presidente dell'Auser di Cremona facciamo il bilancio di questi giorni e vediamo come è cambiata l'attività dei volontari in queste settimane dettate dall'emergenza. Sì, noi sempre tutto l'anno ci occupiamo di trasporti protetti di persone anziane. Non abbiamo chiuso tutta questa partita perché per alcune persone che hanno terapie oncologiche o devono fare dei controlli tipo TAO, noi portiamo regolarmente perché sono salvavita, sono essenziali. Però abbiamo interrotto queste richieste, che comunque anche le stesse strutture hanno in questo momento calmierato perché c'è il problema del coronavirus, e tutta l'attività è centrata sulla raccolta di richieste per la consegna della spesa in particolare, e anche dei farmaci. Siamo, per quanto riguarda i farmaci, aiutati dalla Croce Rossa, o meglio, la Croce Rossa dalla settimana scorsa ha preso in mano questo settore, a noi arrivano ancora alcune richieste, ma diciamo che il clou dell'attività è proprio quella della raccolta delle liste per la spesa e poi la consegna diretta a casa della spesa stessa. Ci sono persone anziane che lo chiedono, persone totalmente sole, ma persone anche che sono in quarantena o addirittura che hanno contratto il coronavirus e per cui la famiglia è completamente bloccata in casa. Persone con delle patologie, anche giovani, per cui non possono rischiare di uscire, e persone anche impaurite che, data l'età, preferiscono rimanere a casa per non contrarre questo virus, ecco. Il numero delle persone che fanno questo genere di attività in questo periodo è, abbiamo visto, significativo comunque. Sono 4 o 5 macchine con una coppia che è dedicata proprio alla consegna, e poi vanno 8, 9, 10, 11 persone che a turno sono al supermercato, e lì proprio preparano i pacchi e lo distribuiscono a seconda della zona. Perché abbiamo cercato di fare anche delle liste in modo tale che i volontari che devono trasportare la spesa siano tutti nella stessa zona della città, per economizzare proprio il tempo e anche per ridurre il tempo che passa fra una consegna e l'altra, ecco, per non andare da una parte all'altra della città. Cerchiamo di aiutare più persone possibili. Abbiamo delle richieste che vanno dal 17 persone al giorno e 30 come l'altro giorno, ieri 31, però come dicevo stamattina ne abbiamo già raccolte 18 nel pomeriggio, per cui già 18 sono pronte per essere portate a casa, e poi stamattina ci sarà un secondo giro perché il nostro volontario li porta tutte le altre richieste. Ne riceviamo anche via mail, qualcuno anche via SMS, e quindi cerchiamo di rispondere un po' a tutto, ecco. Grazie, noi adesso andiamo proprio a vedere sul campo come funziona con i vostri volontari. Grazie. Buongiorno signora, sono dell'Auser. Le stiamo portando la spesa. Fra 5 minuti siamo da lei. Le dico l'importo.
Sì, sono 101 e 08. Poi volevo sapere, lei a che piano sta? C'è l'ascensore? Lo mette nell'ascensore, io chiamo l'ascensore con la busta dentro, le carico la spesa, poi lei richiama l'ascensore. Va bene così?